In circa 20 giorni e con un turno infrasettimanale, primi frutti del lavoro di Zeman. Rispetto alla pessima gara di Messina è cambiato intanto l'atteggiamento, che poi è fondamentale. Poi tutto il resto, l'intensità, il gioco, le tante occasioni create, la voglia di mettere in pratica i dettami del tecnico. Certo, i tempi nello sviluppo della manovra sono da migliorare, fatto assolutamente comprensibile, ma sulla catena di sinistra Milani, Kraia, Colai si sono già viste cose molto interessanti. Su tutti Raffià, salito in cattedra nella ripresa per la categoria, giocatore di indubbio spessore, qualità e giocate. Il numero in occasione del primo gol è stato qualcosa di meraviglioso. La Serie C sembra davvero stretta al franco tunisino. Lo avevamo detto al suo arrivo, non un esterno d'attacco così come era stato presentato, perché non ha cambio di passo, e invece un trequartista che Zeman sta sfruttando con ottimi risultati da mezzala. All'attivo già diversi assist, due nel match con la Turris per le reti di Merola e Vergani. Subito dopo Crescenzi, padrone pressoché assoluto della fascia destra, spinta incessante, generosità, intensità, inserimenti con i tempi giusti. E poi la crescita continua di Palmiero in cabina di regia e la grande intelligenza tattica di Kraia, capace di ricoprire indifferentemente tutti i ruoli del centrocampo. Di buon auspicio il ritorno al gol di Colai dopo oltre 4 mesi, ma per l'italo-albanese è stata solo la 7ª gara da titolare. In generale ampi margini di miglioramento. Ora però serve continuità. In chiave playoff sarebbe importante blindare il terzo posto.